ricordiamo incontro valevole per il titolo europeo categoria 67 kg. Francia, Yanis Kessel. Tre round da tre minuti, ecco che all'angolo blu fa il suo ingresso Team Alamos, Yanis Kassem. All'angolo rosso entra Alain Iannone del team colonnese, soprannominato The Alien. Entra sulle note di We Will Rock You dei Queen. Questo incontro si preannuncia sicuramente di un livello tecnico altissimo, visto gli atleti coinvolti. Un incontro internazionale, disciplina Muay Thai sulla distanza di 3 round, valevole per il campionato d'Europa Thai Fight, divisione 67 kg. Giudici, signori Silvia Pratina, Daniele Proietti, Francesco Pentassuglia. Arbitro di questo incontro è il signor Raffaele Claudio Aveni. Presentati i giudici, Silvia Pratina, Daniele Proietti. L'arbitro all'angolo blu, 35 incontri Aveni. Disputati, 30 vittorie e 5 sconfitte per lui. Per il team Alamos da Nantes, Francia, Yanis Luxing Namchai Score impressionante quello del francese. All'angolo rosso, 31 incontri disputati, 22 vittorie e 9 sconfitte per lui. Già campione d'Italia nella divisione 71 kg, campione d'Italia della divisione 67 kg per il team colonnese da Roma Italia, The Alien Iannone. Come stavo dicendo, impressionante lo score del francese su 35. Ascoltiamo gli inni e poi continuiamo il discorso. Parte l'inno francese. Thank you.
Siamo in attesa che partano gli inni nazionali dei due atleti, quello francese per Cassem e quello italiano per Iannone. Dicevamo, 35 incontri disputati da Cassem, score impressionante, 30 vittorie e 5 sconfitte. 31 incontri disputati anche da Iannone con 22 vittorie e 9 sconfitte. Parliamo di due atleti di grandissima esperienza e altissima qualità. Sicuramente assisteremo a un incontro decisamente di livello alto. Tecnico, quindi non avremo gli inni. Facciamo un applauso ai due fighters. Gli inni non verranno suonati per un problema tecnico, questo purtroppo, come si dice, il bello della diretta. Dispiace non poter ascoltare gli inni nazionali, che sicuramente danno anche un qualcosa in più allo spettacolo. Si parte comunque con il match, ripetiamo, valevole per il campionato europeo categoria 67 kg. Ripetiamo il nome degli atleti. All'angolo blu Yanis Cassem per il team Alamos, pantaloncini bianchi. All'angolo rosso Alain Iannone del team colonnese, riconoscibile dai pantaloncini di colore nero. Questo è il main event della serata, l'incontro più importante, l'incontro di cartello. Veramente degno della grande cornice e della grande card a cui stiamo assistendo. Siamo pronti all'inizio dell'incontro, verifiche di rito per l'arbitro Aveni, che chiama a sé i due atleti che adesso consegnano i copricapi ai rispettivi angoli e si preparano a questo importantissimo incontro. Titolo europeo, categoria 67 kg in palio, 3 round da 3 minuti ciascuno. Ricordiamo, l'evento è sotto l'egida della Federcombat, federazione ufficiale per gli sport da combattimento. Parte la prima ripresa, first round. Parte ora la prima ripresa.
prime fasi di studio da parte dei due atleti, che poi partono entrambi con un colpo di calcio. Lamenta Kassem che il colpo di Iannone avrebbe sfiorato le parti intime, invita all'attenzione l'arbitro Aveni. Low kick di Kassem, a cui risponde un violentissimo low kick e poi una combinazione di braccio da parte di Iannone, destro-sinistro. Più misurato Kassem, più esplosivo nel portare i colpi Iannone. Tentativo di low kick da parte di Kassem, intercettato con una parata di tibia da parte di Iannone, che adesso prova sia a colpire di pugno che un middle kick direttamente al corpo. Ecco un gancio sinistro che colpisce Kassem. Iannone prova a sfruttare un momento di smarrimento del francese, che si rifugia in clinch e gli atleti vengono separati dall'arbitro. Meno di un minuto alla fine del primo round, ancora un diritto sinistro ben portato da Iannone che colpisce al volto Kassem, che prova a farsi avanti ma viene incrociato in maniera precisa da Iannone. Va a vuoto Kassem con un high kick. Iannone cerca di sfruttare i momenti in cui Kassem si sbilancia con i calci per entrare nella guardia con la sua tecnica di box. Ecco che, sfruttando ancora uno sbilanciamento da parte di Kassem, Iannone, ruotando su se stesso, porta a terra l'avversario e si conclude la prima ripresa. Vediamo gli highlights del primo round. Naturalmente la posta in palio è importante, per cui gli atleti, pur essendo propositivi, sono anche accorti a non rischiare più del dovuto. L'atleta del team colonnese a colloquio con l'angolo, stessa cosa Kassem con il suo team, tutto pronto per l'inizio della seconda ripresa. Controllo canonico del paradenti e si parte per il secondo round. Partiti sulla falsariga della prima ripresa, Iannone che prova a colpire di pugno, Kassem invece con calci frontali spinti, quelli che nel karate verrebbero chiamati Magheri o Magheri. Ogni volta che però Kassem non va a segno si sbilancia in maniera decisiva e Iannone è stato già due volte molto lesto ad approfittarne per poi portare colpi al volto con le braccia. Clinch da parte del francese, gli atleti vengono separati dall'arbitro Aveni. Tentativo di
calcio alto da parte di Iannone, che colpisce però solo i guantoni, mentre vanno a segno un sinistro e un destro al volto di Braccia. A un altro sinistro diretto che va a segno, e il francese tende a lanciarsi ogni volta che viene colpito, segno che evidentemente i colpi di Iannone, oltre ad andare a segno, hanno anche una buona efficacia. Il fatto che Kassem ogni volta che viene raggiunto da un colpo di Iannone tenda quasi proprio a lanciarsi quasi in tuffo sull'italiano, segno evidente anche che quei colpi fanno male, si sentono, pur non essendo evidenti a livello visivo, a livello ottico, danni sul volto dell'atleta francese. Ma è un copione che tende a ripetersi spesso. Ogni volta che c'è un colpo deciso al volto, va a vuoto adesso il francese in un tentativo di contrattacco sia di braccia che di gambe, e viene quasi raggiunto da un gancio sinistro di Iannone. Calcio di Kassem al corpo, questa volta è Iannone che nel tentativo di colpire va a vuoto e finisce in questo momento anche la seconda ripresa. Ecco, come possiamo vedere dalla ripetizione delle fasi salienti, ecco Ian, vediamo se si era interrotta, hanno interrotto l'azione, si era visto appunto un gancio sinistro di Iannone che aveva colpito in pieno il volto di Yanis Kassem. Per evitare danni maggiori si è lanciato sull'atleta del team colonnese per legare immediatamente. Sta per iniziare la terza ed ultima ripresa. È la terza ed ultima ripresa. This is the last round. Partiti. Scambio di tecniche di calcio. Low e middle kick da parte di Kassem, risponde Iannone con anch'egli con un middle kick, ma i colpi di entrambi vengono parati dal rispettivo avversario. Ecco che Iannone prova una combinazione di braccia gambe, low kick destro sinistro, ma questa volta Kassem riesce a contenere. Low kick di Iannone a segno, purtroppo meno fortunato con i pugni che non arrivano a bersaglio. Ecco Kassem che prova nuovamente a legare per colpire di ginocchio, cerca l'arbitro di separare gli atleti, ma non è cosa semplice. Prova nuovamente a lanciarsi Kassem su Iannone, ma questa volta con due low kick Iannone riesce a tenere Kassem a distanza e a non farsi afferrare. Naturalmente questa terza ripresa vede paradossalmente un ritmo più alto delle prime due, ma complice probabilmente la stanchezza. Nonostante il numero dei colpi portati sia maggiore, in realtà i colpi a segno non sono molti, anzi sono
una percentuale relativamente bassa se paragonati appunto al numero dei colpi tirati. Ultimi 40 secondi e poi il titolo europeo dei 67 kg avrà un padrone. Resta da stabilire se sarà Alain Iannone del team colonnese o Yanis Kassem del team Alamos. Danno adesso il tutto per tutto, sapendo dell'importanza della posta in palio entrambi gli atleti. 10 secondi al termine del round e dell'incontro. Deve intervenire nuovamente l'arbitro Aveni per separare gli atleti. E finisce ora l'incontro, entrambi gli atleti, anche per provare a condizionare un pochino i giudici. Si mostrano spavaldi e sicuri ognuno per se stesso di aver vinto. Attendiamo con interesse il verdetto che i giudici consegneranno al ring announcer Valerio Lamanna. L'arbitro signor Aveni è pronto ad alzare il braccio del vincitore e noi rimaniamo in attesa. Siamo al verdetto. Vince questo incontro ai punti con decisione unanime ed è il nuovo campione d'Europa Thai Fight, categoria 67 kg, da Roma Italia. Il verdetto premia per decisione unanime Alain Iannone. Verdetto che viene comunque palesemente contestato già nella mimica facciale dall'atleta francese. Per carità, contestazione con molto garbo, più che altro dissenso più che contestazione. Sempre da apprezzare comunque la sportività con la quale anche un verdetto negativo viene accolto dagli atleti. Alain Iannone, nuovo campione europeo per la categoria 67 kg del team colonnese, vince per decisione unanime. E siamo al giro di boa, mancano 4 match alla fine della serata, sarebbero stati altri 5. Purtroppo l'incontro femminile per la categoria 48 kg tra Alessia Fiorentino del team 13 e Angela Traverso del team Never Give Up non si svolgerà. Signor Petassuglia.